Bene, affrontiamo oggi uno dei temi più importanti di tutto il corso di fisica, che è la dinamica. Per dinamica sì, potremmo definirla come la scienza, la parte della fisica che studia il moto in relazione alle sue cause. Qui userò diverse immagini, queste sono le fonti. E la sua importanza, parte della sua importanza, è anche legata al fatto che in questo contesto prendono vita, vengono definite, vengono introdotte in modo preciso, concetti che si usano poi anche nel linguaggio di tutti i giorni, come il concetto di massa, forza ed energia. Sono sicuramente parole che avete già usato un'infinità di volte, d'accordo? In particolare, quando uno parla di qualcosa di dinamico, ha idea di qualcosa che evolve nel tempo, che cambia, che si muove. Di solito lo si usa in contrapposizione al concetto di statico. Okay? L'importanza dell'evoluzione, del movimento, era già stata sottolineata nell'antichità. Eraclito, a cavallo tra il VI e il VII secolo a.C., è l'autore l'ha detto anche, avete sentito sicuramente tante volte, il Pantarei, tutto scorre, tutto evolve, tutto cambia. È il concetto della realtà come se paragonato al corso di un fiume. Okay, se io entro nel fiume due volte non mi bagno mai nella stessa acqua, perché l'acqua scorre lungo la corrente del fiume. Perché la dinamica? Beh, proprio per questo motivo. C'è una frase famosa di Einstein che vi ripeto, che dice che nell'universo non succede nulla senza che qualcosa si muova. Quindi afferrare i meccanismi che stanno dietro al moto è afferrare una delle cose più importanti di tutta la natura. D'accordo? Il moto è forse il fenomeno fisico con cui siamo a contatto più spesso, lo vediamo in ogni istante della nostra giornata. Ok? Solo che in alcuni casi è chiaro che cos'è che muove che cosa. Se tu spingi una cassa, è chiaro che la cassa si muove perché tu la spingi. Se vediamo l'atleta, il ciclista che corre in bicicletta, è chiaro che si muove perché sta pedalando. Ma quando vediamo le stelle muoversi in cielo, non è così tanto evidente che cosa le sta muovendo. Okay? E capire questo è la curiosità umana che sempre spinge l'uomo a cercare di espandere la sua conoscenza, capire questo è stata la chiave per cambiare la nostra visione del mondo. Studiare le cose molto lontane in realtà ha cambiato come vediamo anche quelle vicine. Una prima studio sistematico di ciò che c'è dietro il moto, okay, l'avete sicuramente visto nel corso di filosofia, probabilmente dell'anno scorso, quando avete parlato di Aristotele. È il primo che dà un sistema filosofico completo, cioè un'organizzazione della conoscenza. Filosofia in greco significa amore per la conoscenza. Quindi la necessità di dare una sistemazione a tutto quello che si sa. D'accordo? E l'opera in cui Aristotele fa questo è La fisica e il decelo. Fisica in realtà non è un termine che ha usato lui per primo l'ha usato Anassimandro, che significa tutto ciò che riguarda la natura. Ed è tutto sommato un buon lavoro, capiamoci, l'abbiamo superato da tempo, ma è un lavoro importante perché riuscire a analizzare razionalmente ciò che prima è stato fatto in base al mito è un passo fondamentale. Okay? L'idea che sta sotto al modo in cui Aristotele concepisce l'universo è questa, che esistono luoghi speciali. Anche adesso lo diciamo spesso, questo luogo è speciale, questo è qualcosa di speciale e via dicendo. In particolare c'è un luogo speciale nel cosmo che ha la proprietà di attirare i corpi pesanti. E per sua natura, quindi, secondo Aristotele, si sono addensati attorno a questo posto i corpi pesanti, per cui è diventato, tra virgolette, il centro della Terra, che per sua natura quindi è fermo, il luogo sta lì e non si muove. E tutto ciò che è pesante, che va verso questo luogo, segue quello che si chiama un moto naturale. Chi se ne discosta segue un moto contro natura, un moto violento, e per Aristotele erano due concetti, due tipi di moti completamente diversi.
Perché? Perché i corpi vengono distinti in due grandi categorie, quelli naturalmente pesanti e quelli naturalmente leggeri. Quelli leggeri vanno verso l'alto, cioè si allontanano dal corpo opposto che attira i corpi pesanti, e quelli pesanti ci vanno verso, cioè sentono questa attrazione verso il luogo che attrae i corpi pesanti. Tutto ciò di cui è composto l'universo è fatto di quattro elementi, qui riprende la teoria di Empedocle, di Anassimene. E in scala via via più leggera, cioè meno pesante, c'è prima la terra, quella più pesante di tutti, poi c'è l'acqua, l'aria e il fuoco, e sono stratificate in questo modo. In realtà c'è un quinto elemento, la quinta essenza, di cui è fatto tutto ciò che è al di fuori della terra, quindi dalla luna compresa in su, quello che sta fuori della terra è fatto di un quinto elemento che non è né leggero né pesante. Per questa ragione i corpi celesti non cadono verso la terra, perché non ne sono attratti, in quanto sono fatti di qualcosa di profondamente diverso. E questo l'abbiamo già visto. Quindi, ripeto, un sasso che cade verso terra segue un moto naturale, perché va verso il luogo che lo attira. Un sasso lanciato verso l'alto segue un moto violento, contro natura, perché si allontana dal centro della terra, che è il posto dove i corpi pesanti tendono a raggrupparsi. I due moti sono di natura completamente distinta, secondo Aristotele. Questo schema, che è molto semplice, in realtà si scontra subito con diverse difficoltà. Se io prendo un pezzo di legno e lo molo, lo lascio cadere, va verso terra, ma se lo metto in acqua, va verso l'alto. Quindi il legno è pesante o no? A questo Aristotele non sa rispondere. Il suo schema non è in grado di rispondere a questo. Ok? Un'altra cosa importante è questa: se io voglio un altro punto chiave della visione aristotelica del mondo, se io voglio che qualcosa si muova, bisogna che qualcos'altro lo muova. Cioè ogni moto ha bisogno di un motore. Quindi se io voglio spingere la cassa, ho bisogno di applicare una forza alla cassa. E se tolgo la forza, la cassa prima o dopo si ferma. Ok? Se viene meno la causa del moto, cessa il moto stesso. Ditemi se avete domande, ma penso di dire cose che sapete già in realtà, sto ripassando. Inoltre, tutti avete già fatto l'esperienza che se vi muovete per strada, tutto sommato la resistenza che incontrate è piccola, ma se vi muovete immersi nell'acqua, fate più fatica a muovervi, cioè avete bisogno di una forza maggiore. Quindi è importante sì la forza applicata, ma anche la resistenza del mezzo in cui mi sto muovendo. E secondo Aristotele, la velocità con cui si muove un oggetto è proporzionale direttamente, per esempio, al peso dell'oggetto. Inversamente la resistenza: se lascio cadere il sasso in aria cade velocemente, se lo lascio cadere in acqua cade più lentamente perché l'acqua oppone resistenza. Ok? Conseguenza immediata di questo, che cos'è? Che il vuoto non può esistere in questo schema. Perché? Se esistesse il vuoto avrebbe resistenza nulla, questo denominatore sarebbe zero. E se divido un qualsiasi numero per zero è un numero infinitamente grande. Non solo il vuoto non esiste sulla Terra, ma Aristotele dice che il vuoto non esiste neanche fuori della Terra. Perché? Perché se i corpi celesti si muovessero senza resistenza, avrebbero proprio per questa ragione velocità infinita. Un corpo che viaggia a velocità infinita non lo vedo come un puntolino fermo nel cielo, ma lo vedo una striscia. Dovrei vedere una riga. Mentre in realtà non lo vedo. Quindi anche lì non c'è il vuoto, secondo questo schema, attenzione. Problemi? Perché quando lancio una freccia questa continua a muoversi anche dopo che ha lasciato l'arco? Beh, secondo Aristotele è l'aria che si sposta da davanti alla freccia a dietro e la spinge in avanti. Ok? Per questo però non spiega il moto di un corpo che ruota. Se io prendo un disco e lo faccio ruotare attorno al suo asse, questo ruota anche dopo che l'ho spinto e non c'è nessuna aria dietro il disco. Ok? Del legno abbiamo già parlato. Quindi questo schema ha qualche crepa, qualche lacuna. In particolare, il moto, nel sistema aristotelico, ripeto, è naturalmente riferito alla Terra. Per cui apparentemente il moto è assoluto. Qui ci sono due foto che esemplificano il concetto. Qui avete il gabbiano fermo sul piloncino nel porto e qui non c'è dubbio che questo gabbiano stia fermo. Okay. Che
che vede la foto della bambina che salta sul letto, anche se la foto è statica, nessuno ha dei dubbi, dice, nel dire che questa bambina si sta muovendo, sta saltando, perché nessuno sta per aria e che svolazza come un fringuello, no? O sta salendo o sta scendendo. Quindi, a prima vista, il moto è assoluto. Perché? Perché è riferita alla Terra, che per sua natura, nello schema aristotelico, è ferma al centro dell'universo. Ed è un sistema, il cosmo, finito. Ok? Con la Terra al centro, poi ci sono tutti gli oggetti fatti di, come fa, celesti fatti di quintessenza, fino alla sfera delle stelle fisse. E oltre a quello non c'è più niente. Ok? Tutti la pensavano così. No, ce lo dice Aristotele stesso. Attenzione, il fatto che la filosofia aristotelica abbia dominato il pensiero occidentale fino più o meno al Rinascimento, non è perché fosse l'unica che esisteva, ma perché è l'unica filosofia che è stata tramandata e ristudiata, analizzata. Perché? Perché i suoi principi erano quelli più vicini alla, ahimè, cultura religiosa dell'Europa. Perché la concezione finalistica del cosmo aristotelico ben si concilia con la visione religiosa cristiana. Ma che ci fossero molte persone che la pensavano diversamente, ce lo dice lui stesso, proprio nel De Cielo. Dice, ci sono persone che pensano che la Terra si muova e che addirittura ne fanno un corpo celeste come gli altri, che si muove attorno, per esempio, al suo asse, e che si muove anche attorno ad altri astri, per esempio il Sole. Okay? Lui diteneva questo impossibile, poi dice che adesso che questo è sempre impossibile, ve lo dimostro adesso. Ma c'erano molte persone che non la pensavano come lui. In particolare il primo che ne parla, che dice che la Terra in realtà potrebbe anche muoversi, per il fatto che io vedo le stelle che si muovono in cielo, non mi autorizza a dire, a trarre la conclusione immediata, che la Terra sta ferma e il cielo ruota, perché potrebbe essere anche il contrario. Comincia a farsi strada l'idea di moto relativo che vedremo più avanti. E ci sono diversi autori che ne parlano. Il primo poi, in realtà, che formula un sistema in cui la Terra è in moto e non è ferma al centro del sistema solare, è Aristarco di Samo, dal 310 e 230 a.C., il quale fornisce un'interpretazione dei moti dei corpi celesti sulla base del fatto che non la Terra è al centro del nostro sistema, ma è il Sole al centro del sistema. E questo lo sappiamo per quale ragione. In realtà molto della scienza antica lo sappiamo perché analizziamo i testi di storici, di filosofi, di divulgatori. Plutarco è uno storico di epoca imperiale romana, nativo di cultura greca, ma insomma ha vissuto molto tempo a Roma, e racconta quello che si diceva alla sua epoca. Quindi in realtà è come, che ne so, ricostruire, cioè, se tratta 300 anni ricostruissero la scienza dei nostri tempi sfruttando Quark, ma dire Quark è già tanto, insomma, un libro divulgativo, un libro che racconta la scienza a chi la scienza non la conosce, e quindi evitando gli aspetti tecnici. Solo Plutarco dice che in realtà Aristarco ha introdotto il sistema eliocentrico come ipotesi, ma c'è stato qualcuno che ha dimostrato che le cose vanno così. Seleuco di Seleucia, un altro astronomo di epoca alessandrina. Allora, la domanda immediata è questa: se veramente la Terra si muove, ruota attorno al Sole, per esempio, possiamo calcolare quanto velocemente si muove. L'abbiamo già fatto anche nel corso, quando abbiamo studiato il moto circolare. Il raggio della Terra era noto già a Eratostene, che l'ha misurato con un errore inferiore all'1%, attenzione, questa è una misura molto precisa. Il periodo del moto della Terra è di 24 ore, e quindi la velocità di rotazione di un punto sull'equatore attorno al suo asse è di circa 1675 km orari. Noi adesso, a circa un po' più sopra di 45 gradi, ci muoviamo a più di 1000 km orari. Perché non ce ne accorgiamo? Questo è un punto chiave, perché nel quadro aristotelico questo è impossibile, perché se mi muovo c'è una forza che mi spinge.
Chi è che mi sta spingendo? Quale forza mi sta spingendo? E perché non me ne accorgo della spinta? Dovrei vederlo. Il quadro alternativo a questo, cioè una visione della scienza del movimento, della dinamica completamente diversa, è sicuramente dovuta ai Parco di Nicea, uno dei più grandi astronomi dell'antichità, vissuto nella fase finale della cultura ellenistica. E una delle sue opere, andata perduta, ahimè, è sul moto dei corpi spinti in basso dalla gravità. E in questa opera si occupa di studiare il moto di caduta dei gravi, okay? Cioè come fa un corpo, perché un corpo cade, d'accordo? E introduce principi e leggi della dinamica che molto più tardi diverranno la dinamica moderna, quella attuale, quella di Newton. Questo lo rivedremo anche in modo un po' più dettagliato quando ci occuperemo della forza di gravitazione universale. L'epoca, il contesto in cui lavora Ippacco e Aristarco e tutti gli scienziati che ho appena, antichi che ho appena nominato, è l'epoca ellenistica che va dalle morte di Alessandro Magno alla battaglia di Azio, quella con cui l'impero romano prende possesso dell'Egitto. In realtà Roma comanda su tutto il Mediterraneo già dal 160-65 a.C., quando distrugge Cartagine, terza guerra punica, e distrugge Corinto, quindi prende possesso della Grecia. La conquista romana dell'Egitto blocca l'evoluzione della ricerca scientifica che era nata ad Alessandria d'Egitto quando hanno fondato il museo e la biblioteca. Quel periodo, questa fase, questa epoca storica che si chiama ellenismo, ha prodotto enormi progressi in tantissimi ambiti della scienza e della cultura, in matematica, in fisica, in astronomia, in meccanica, in ottica, in geografia, in medicina. C'è il primo libro di fisiologia. Aristotele era convinto, per esempio, che il cervello servisse a raffreddare il sangue. I medici alessandrini, i medici ellenistici, avevano scoperto la differenza tra nervi motori e nervi sensori, erano in grado di applicare, di intervenire chirurgicamente di cataratta, quindi davano la vista ai ciechi. Hanno scritto il primo testo di medicina. C'erano donne medico, cosa che non sarà più, non succederà più fino all'Ottocento in Europa. Le donne potevano studiare medicina. Cosa che invece per tutta la storia europea, fino, ripeto, all'epoca molto recente, già la futura moglie di Einstein ha dovuto andare a studiare in Svizzera perché nel suo stato l'università era chiusa per le ragazze. Quindi era una società estremamente avanzata. L'evoluzione è stata bloccata dalla conquista romana. Uno dei più principali esponenti di questa epoca è Archimede, il quale ha un'attività che è difficile di definire in poche parole, insomma, ha scritto moltissimi capolavori, molti contributi che saranno poi la base, per esempio, dell'idraulica. Si è occupato di capire perché, come fanno i corpi a galleggiare. I romani Archimede avevano un terrore folle. Quando Marcello, il generale romano, va a sediare Siracusa e venne presa nel 212 a.C., giorno della morte di Archimede, che venne ucciso perché il soldato romano, che non capiva il greco, gli umani avevano il compito di catturare Archimede, l'obiettivo principale era quello, per farlo lavorare per loro. Perché le macchine belliche costruite da Archimede hanno impedito la conquista di Siracusa per molto molto tempo. Poi Siracusa è caduta grazie a un tradimento dei siracusani. E ahimè, il soldato romano, non conoscendo il greco, non ha capito che Archimede voleva dire lasciami finire i calcoli, poi vengo con te, e l'ha ucciso. E ha dato contributi enormi in tutti i campi della conoscenza di matematica e di fisica, che a quell'epoca erano esattamente la stessa cosa. E uno di particolare, quello relativo alla costruzione di galleggianti, è da supervisionato a un'impresa che adesso sembrerebbe impossibile. Ha fatto costruire questa nave, questo è un disegno di epoca rinascimentale, di una nave che si chiama Siracusia. Ha progettato questa nave
la cui costruzione, che è stata costruita realmente, questa nave ha comportato l'uso del materiale utile per costruire tra le 40 e le 60 navi normali. Aveva una lunghezza di 100 metri, poteva ospitare 400 soldati sul ponte, aveva 150 cabine, aveva le stalle, il tempio, le terme, la biblioteca ovviamente, poteva lanciare massi di 50 kg a 200 metri di distanza ed era corazzata per evitare che le alghe ne danneggiassero lo scafo. Quindi voi immaginate che adesso andate in cantiere a Monfalcone e dite al responsabile del cantiere: senti, con quello che fai 40 navi, io ti propongo di farne una sola. Se non hai uno strumento dietro, una teoria scientifica potente in modo tale da convincere chi ti ascolta che la cosa galleggerà, non la potrai mai fare. Okay? Per costruire navi dello stesso tipo bisogna aspettare i cantieri navali inglesi in 1700. E questa di questa nave sappiamo l'esistenza perché sappiamo che è stata costruita, poi è stata regalata dal tiranno di Siracusa all'Egitto. Un altro prodotto di quell'epoca scientifica è questo, che è il primo computer portatile. Questo lo vedete qua, c'è una foto della sua ricostruzione. Questo è un reperto trovato nell'isola di Antichitera circa nel 1950. Era a bordo di una nave, di un relitto, una nave commerciale. Affondata attorno al 100 a.C., che portava doni dall'Egitto a Roma. Ed è un sistema di 30 ruote dentate. Qui c'è un piccolo video, non so se riuscite a vederlo, che ne mostra il funzionamento. Ed era un sistema per calcolare la posizione dei pianeti, della Luna, del Sole, per decidere la data delle Olimpiadi e cose del genere. Questo è stato studiato per circa 50 anni prima di capire come fosse fatto. Qui c'è quello che trovate, se tornate a vederlo, lo trovate al Museo Archeologico di Atene. E la tecnologia che sta alla base del suo funzionamento si riteneva inventata in Europa circa nel 1700. Quindi questo anticipa la tecnologia di circa 16 secoli. Grosso modo, possiamo andare molto veloce. E nella stessa epoca abbiamo documenti, cioè testi, che affermano, che presentano uno dei principi cardine della nostra dinamica, quella moderna, che è il principio di inerzia. Per arrivarci è indispensabile riconoscere l'importanza dell'attrito. Dicevamo prima che se spingo la cassa e la mollo, prima o dopo si ferma. Okay? Erone di Alessandria, uno dei massimi inventori dell'antichità, riferisce che erano già stati fatti studi sull'attrito. E in particolare riferisce il fatto che se io prendo un piano inclinato e lascio cadere un oggetto dal piano, questo più o meno si ferma a seconda di quanto attrito incontra. Più liscio è il piano, più avanti va. Okay? Quindi idealmente, immaginando un piano senza attrito e orizzontale, posso spostare questo oggetto con la più piccola forza, più piccola di quella di una forza per quanto piccola possiate immaginarla. E lo descrive nel suo trattato di meccanica. Le stesse parole verranno usate circa 16 secoli dopo da Galilei. Quale Galilei è molto abile a scrivere, ma non accenna mai alle sue fonti, non dice mai da chi è stato ispirato o se è preso da qualcun altro. Okay? E fa lo stesso esempio. Io prendo il piano inclinato, cambio l'inclinazione e più la superficie è liscia, più l'oggetto che scivola continuerà a scivolare. Idealmente, se fosse perfettamente liscio, continuerebbe a muoversi per sempre. Questo è il nucleo del principio di inerzia. Oltre a questo, è il fatto, c'è il superamento del fatto che la Terra sia ferma, che abbiamo visto già prima, no? Perché se la Terra è in moto, allora non è più un sistema di riferimento assoluto, privilegiato, ma la Terra si muove. Perché si muove? Qui c'è un brano sempre di Plutarco, lo storico romano che accennavamo prima, che parla della faccia della Luna. E dice che la Luna non cade sulla Terra perché la paragona a quello che succede quando nelle fionde, cioè prendi una fionda, che è una corda dove io posso avvolgere attorno a una pietra e la faccio ruotare, la pietra fa un moto circolare, okay? E ciò che le fa fare questo moto circolare è la presenza della fionda. Se io muovo la fionda, la pietra va via in modo rettilineo. Ed ecco che distingue il moto secondo natura, che quindi è un moto rettilineo,
È il moto provocato da qualcos'altro che devia dal moto secondo natura. Non solo, ma anche afferma che il moto della Luna è l'equilibrio di due forze, la tendenza ad allontanarsi dalla Terra lungo un moto rettilineo e la forza, che in questo caso rappresenterebbe una fionda ideale, che la Terra esercita sulla Luna. Non solo dice, ma inoltre dice anche questa frase fondamentale, la Luna non segue il suo peso. Questo significa che lo schema aristotelico è già saltato, perché nello schema aristotelico la Luna non pesa, perché è fatta di quintessenza. Invece qui Plutarco ci dice che già alla sua epoca era ben noto che la Luna pesava. La Luna non segue il suo peso, che la porterebbe verso la Terra, ma segue il moto che segue proprio perché si muove, il moto circolare, come fa la fionda, e proprio perché la Luna e la Terra sono... Si attraggono, la Luna ha un peso, d'accordo? Questo è fondamentale. Quindi il concetto di forza e di moto naturale erano già presenti a quell'epoca. Poi, come abbiamo detto, la conquista romana, eccola qui, 160 circa avanti Cristo, interrompe tutto. Per 200 anni la ricerca scientifica si ferma. Qui riprende con Tolomeo, ha un piccolo guizzo e poi di nuovo si riferma. Immaginate che adesso per 200 anni nessuno si occupasse più di scienza. Tra 200 anni nessuno è più in grado di capire niente. Okay. Tenete presente, per esempio, Vitruvio, che ha scritto il De Architectura, tutto il Rinascimento ha avuto grosso beneficio dalla sua opera su come costruire i palazzi, per capirci. Okay. È convinto che le api fanno celle esagonali perché hanno sei zampe. Quando? In epoca ellenistica, che è questa da qui, indicata da questi quadratini, era già noto il fatto che se io devo coprire una superficie piana con poligoni regolari, l'ideale è l'esagono, perché è quello che ha la parità di area coperta al minimo perimetro, quindi ho necessità di meno cera per fare la cella esagonale. È il modo più intelligente per sfruttare la cera, non perché hanno sei api e sei zampe. Okay. Vi consiglio la lettura di questo testo, in cui terrete una discussione molto più dettagliata della mia. Poi qui salto tutta la parte relativa all'epoca araba, okay, perché dopo che i romani conquistano o prendono possesso dell'Egitto, mettono a capo della biblioteca di Alessandria, dove prima c'era per esempio Eratostene, quello che ha misurato la terra, mettono un generale, un ufficiale della cavalleria, al quale la ricerca scientifica non le poteva importare di meno. A e B perseguitano tutti gli intellettuali, li fanno scappare. Questi fuggono ad Alessandria, portano con loro i testi e quindi si diffondono nella parte est del dominio di Alessandro, dell'ex impero di Alessandro Magno. E quindi la cultura araba si ritrova con questi testi ed è quella in cui questi vengono si continuano a studiare. E aggiungono anche del suo, un pochettino di interpretazione, qualche miglioramento lo fanno, però in realtà la parte importante viene dall'epoca ellenistica. Come l'Europa viene a conoscenza di questa eredità? Grazie a diversi, tra virgolette, episodi storici. Uno dei più importanti è la Reconquista. Avete sicuramente fatto un po' di storia spagnola. Una data fondamentale è il 25 maggio 1085, re Alfonso VI di Castiglia prende Toledo. In realtà non ha fatto una bella figura, perché in realtà è alleato con l'emiro di Cordova, prendono Toledo, poi rompe l'alleanza quando gli conveniva, si alleava quando gli conveniva, non si alleava più. Ma comunque, a parte questo, trova un'immensa biblioteca con tutti i testi ovviamente scritti in arabo. Ma è, per nostra fortuna, diversamente da quello che avrebbe fatto un imperatore o un generale romano, anziché bruciare tutto, cosa fa? Chiama dall'Europa i più dotti dell'epoca. In particolare, padre Gherardo da Cremona viene chiamato a Toledo per tradurre dall'arabo quei testi. E lì trova, per esempio, tutta la geografia di Tolomeo, l'Almagesto, le opere di Aristotele. E cominciano a tradursi questi libri e cominciano a viaggiare per l'Europa. Un altro fenomeno importante è che, avendo questo a disposizione, nascono centri dove questi testi vengono studiati. La prima università europea è quella di Bologna.
1088. Attenzione, non è la prima università al mondo. La prima università al mondo è a Baghdad, la casa della sapienza, nel IX secolo d.C., dove si studiano i testi greci, i testi dell'antichità, della cultura ellenistica. Vengono tradotti opere come l'Almagesto. Almagesto in arabo significa il più grande. In realtà il titolo originale era Trattato di matematica, perché all'epoca matematica comprendeva tutte le scienze esatte, dalla fisica all'astronomia, alla biologia, tutto quanto. E la geografia di Tolomeo. Un altro punto fondamentale era, per esempio, la conquista della Sicilia. Anche in Sicilia erano presenti molte opere legate alla cultura, alla presenza araba. E, altra data fondamentale, il 1453, la caduta di Costantinopoli, che produce una vera e propria fuga di cervelli. Una situazione storica analoga a quella durante la quale la persecuzione durante l'epoca nazista ha fatto sì che molti intellettuali e scienziati dell'Europa emigrassero chi verso la Russia e chi verso gli Stati Uniti. Le università americane attuali sono quello che sono perché hanno sfruttato, hanno beneficiato dei migliori cervelli europei che hanno dovuto scappare dall'Europa. E a quell'epoca da Costantinopoli venivano a Venezia e a Firenze, dove è lì che nasce il nostro liceo classico, la studia del greco antico, nasce da lì. La tradizione dello studio delle lingue antiche nasce in quest'epoca. Per cui queste persone portano con sé i testi e la possibilità di leggerli e cominciano a diffondersi per l'Europa. Le persone in giro per l'Europa venivano a studiare in Italia. Studiare a Bologna, studiare a Padova, studiare a Ferrara era considerato quello come per noi adesso andare a studiare, che ne so, ad Harvard, negli Stati Uniti o in Inghilterra. Cioè andare nei posti dove la cultura era ai massimi livelli. In particolare questo personaggio, Niccolò Copernico, dalla Polonia viene a studiare in Italia e studia a Padova, a Bologna e a Ferrara. Questo che vedete qua sotto è una lapide che c'è appesa all'edificio che si trova immediatamente a destra uscendo dalla cattedrale di Ferrara e è stata posta in onore della data in cui Copernico prende la laurea attenzione, in legge, perché Copernico era un ecclesiastico, era un prete, quindi studiava all'interno della cultura clericale, per capirci. A Ferrara e a Bologna trova dei testi che nella sua università non c'erano, non li aveva trovati. E dice: mi meraviglio, non so chissà se ho il testo dopo, no, non ce l'ho. Dice: una cosa che mi ha sempre stupito è il fatto che nessuno sia in grado di spiegare bene il moto dei pianeti. Mi sono messo alla ricerca di libri che ne parlassero e ho cominciato a trovarli. Trova l'Arenario di Archimede, un'opera di Archimede, in cui Archimede parla del modello di Aristarco, in cui dice quindi ci sono persone nell'antichità che pensavano che la Terra fosse in moto, che ruotasse attorno al Sole. E così dice Copernico, ho cominciato a pensarci anch'io. E ho lavorato per 20 anni su questo. Però non ha mai pubblicato il libro, venne pubblicato sul letto quando lui è morente, proprio perché sapeva che questo andava contro l'ambito di cui egli stesso faceva parte. Okay? Nella lettera dedicatoria, quella con cui manda il suo libro al Papa, dice: io ho scritto questo libro per magnificare l'opera del Creatore. Quindi il suo intento era quello di sostenere il fatto che in questo modo, cioè mettendo non la Terra ma il Sole al centro del sistema, le cose erano più semplici, erano più facili da capire, che è stato lo scopo per il quale è stato introdotto il sistema eliocentrico da Aristarco. Non era assolutamente sua intenzione andare contro i dettami della Chiesa, ma si rendeva conto che questo era contro quanto la Chiesa insegnava. Okay? Successivamente, il passo successivo è di Galilei, che conosceva molto bene Copernico, però Galilei è molto cauto nello schierarsi a fianco di Copernico.
studia e riformula il principio di inerzia con queste parole: in queste condizioni, cioè in assenza di attrito, qualsiasi mobile su un piano equidistante dall'orizzonte sarà mosso da una forza minima, anche una forza più piccola di qualunque forza possiate immaginare, che sono esattamente le stesse parole di Erone e di Alessandria, che lui riprende, come riprende per esempio il concetto di moto naturale, cioè il moto di un oggetto non deviato da altre forze, oppure il principio di inerzia, cioè se uno non intervenga in qualcosa che si sta muovendo, questo continua a muoversi di moto rettilineo uniforme. Oppure ancora il fatto di qual è la motivazione che è fisica che sta alla base del sistema eliocentrico, okay? Che sono la teoria delle maree. Nell'opera, questa qui, Dialogo sui massimi sistemi, in realtà all'inizio si doveva chiamare sui flussi e sui riflussi, cioè usava le maree per dimostrare che in realtà la Terra si muove, perché se non si muovesse le maree non ci sarebbero, o sarebbero molto diverse. Ma questo l'aveva già dimostrato Seleuco, e lui cita uno antico matematico che aveva già studiato i flussi e i riflussi, ma non cita mai il suo nome. Poi lui ha le vicissitudini che ha contro la Chiesa, quindi gli dicono di abiurare, lo blocca, ma non tanto perché fosse sbagliato il sistema eliocentrico. Fatemi fare un passetto indietro. Qualche decennio prima la Chiesa cerca astronomi che rendano il sistema geocentrico più funzionale, perché si erano accumulati errori macroscopici, per esempio nel calcolo della data della Pasqua. Quindi la Chiesa stessa riconosce che questo sistema non funziona. Quello che produce, che causa i guai a Galileo, è il fatto che attribuisce una realtà fisica all'altro modello. La Chiesa dice: tu puoi fare tutti i calcoli che vuoi, puoi ipotizzare che la Terra si muova in quello in come ti pare, ma non puoi dire che questo è reale, che questo è vero, perché l'unica verità è quella che ferma la Chiesa, che quindi la Terra sta ferma e tutto si muove attorno alla Terra. Perché se tu lo fai, metti in crisi, cioè metti in crisi, contrasti i dettami, l'insegnamento della Chiesa, e questo non è accettabile. Detto in modo più moderno, Galilei mostrava che c'è un altro modo di pensare. Non c'è una sola verità. Pensava con la sua testa, e pensare con la propria testa è sempre pericoloso. Però è ciò che fa evolvere l'umanità. Quando uno solo pensa con la sua testa, tutti fanno un passo avanti. Però, ahimè, gli è andata male. Ha dovuto abiurare, ha dovuto dire che quello che aveva detto era sbagliato, tra virgolette. Quindi il testimone passa in un altro paese dove l'influenza della Chiesa era meno forte, l'Inghilterra. E c'è questa persona, Isaac Newton, che ha un'infanzia molto difficile, una vita molto dura, ma per sua fortuna riesce a farsi mandare all'università. Quando arriva all'università, Newton ha il compito di rimettere a posto la biblioteca e rifare i letti nelle stanze degli studenti paganti per riuscire a mantenersi all'università. E scrive il testo scientifico più importante della storia dell'umanità, i Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, okay? Dove si vengono enunciati le regole, le tecniche, i meccanismi alla base del moto, cioè come le forze sono legate al movimento. In questo testo, che è diviso in tre parti, qui avete una bozza del manoscritto di Newton, si parla dei corpi celesti, dei moti dei fluidi e di come interpretare ogni tipo di moto. Sono tre semplicissime equazioni che includono il principio di inerzia, la legge fondamentale della dinamica e l'azione e reazione, che sono la chiave per interpretare tutti i moti. Ancora adesso, chiunque progetti un'automobile, un edificio, un ponte, una nave, lo shuttle, un razzo, uno skateboard, non può non tener conto di questi. Sono il pilastro che forma quello che chiamiamo la fisica classica. Classica significa che non andrà mai fuori moda. Poi c'è la gravitazione universale,
Ecco, questi principi riusciamo a capire il moto dei corpi. Il più grande scienziato mai vissuto dice di se stesso: io sono come un bambino che sta davanti al mare e si stupisce per due o tre sassetti che trova quando tutti i tesori dell'oceano gli stanno davanti e lui li ignora. Quindi era perfettamente consapevole che quello era solo il primo passo, che ci sarebbe stato da fare molto molto di più. Stiamo per finire la lezione, mi fermo qui. E quindi da Aristotele alla fisica classica, che è il nostro obiettivo principale, la storia è molto avvincente, secondo me complessa, con molti colpi di scena, e quelle poche formule che formano i principi della dinamica in realtà hanno una lunga storia e sono la chiave per interpretare il funzionamento di tutto quello che abbiamo davanti. Quindi è una storia che ha avuto circa 25 secoli di percorso. E dalla prossima lezione andremo a prenderli con mano e andare a impareremo come utilizzarli. Ci sono domande? Perfetto, allora ci fermiamo qua.